Ehi la ciurma, io sono Mazza Testa e benvenuti in questo nuovo episodio di Magic Duels. Continuiamo la nostra avventura, questa volta non dovrebbero esserci problemi con la webcam, spero. Gli scorsi due episodi in realtà, perché credo di averlo diviso in due nel frattempo. Ci sono stati un po' di problemi, come avete potuto vedere, immagino. Ok, passano gli APK qua dietro, vabbè. E niente, speriamo che questa volta non capiti niente di strano e che regga. Forse non avrà 30 frame al secondo la webcam, ma adesso vediamo. Le annotazioni del diario conducono Jace sulla costa di Nefalia. Anche qui il terreno è stato distorto, dando origine a un'anomalia. Ah no, una. Anche qui il terreno è stato distorto, dando origine a un'anomala formazione che si innalza dal mare. Orde di zombie partecipano alla costruzione, mentre sagome oscure volteggiano nell'aria, come falene attratte dalle fiamme. Jace si spinge fino al bordo dell'acqua per indagare. C'è qualcosa che non quadra, c'è qual quadra che non cosa. Evoca ghoul. Un evocatore di ghoul. Questo non mi dispiace, il Geist indesiderato. Anche il ricercatore aberrante non è male. Il drago fantasma. Ma va a finire che non abbiamo carte giocabili all'inizio. Questo quanto costa? 3. Beh, potremmo provarci. È un po' arrischiato, nel senso che abbiamo poco mana e non abbiamo creature che costano poco, ma vediamo. Fai tornare la creatura bersaglio in mano al suo proprietario. Che ha follia 1. Ok. Mantieni la mano. Scusate se sbadiglio, ma sono un po' stanco oggi. Una terra, ok, che è già una buona cosa. Avrei preferito forse una creatura dal costo basso, ma prendiamo quello che c'è. Scab del cimitero marino. È un 1-3, ok, zombie, non zombie 1-3. Un'altra isola, boh. No, continuo perché quell'istantaneo non ha alcun senso da giocare adesso. Sì, continuo. Prossimo giro forse potrei giocare il Geist, vero? Sì. Attacca, sì. Ovviamente non l'avesse fatto, sarebbe stato un po' stupido. Ah, non gioca niente però. Meglio. Cos'è che abbiamo pescato? Draghetti lunari di Nefalia. Beh, però. E più quando entrano in campo. Mi piace. Allora, giocherei una terra. Cos'è che posso giocare anche claustrofobia? No, ma non mi serve adesso. Geist indesiderato. Quando infligge danno al combattimento il giocatore si trasforma in 3-3. Adesso bisognerà riuscire a fargli danno. Questa sarebbe molto buona da giocare, l'unica cosa è che ho paura che mi faccia scartare 300 miliardi di carte. Aia, questo volare, perché dicevo vabbè posso puntare sul volare, invece no. Ed è un 3-1 tra l'altro, devo giocare in fretta qualcosa con volare, il ricercatore aberrante. Per forza. Altrimenti il prossimo turno mi attacca a bestie. Cos'è che è questo? Dormire. Tappa tutte le creature controllate da un giocatore bersaglio. Quelle creature non stappano durante il prossimo stop di quel giocatore. Molto potente sta roba. Molto sì. E posso giocare anche il drago fantasma volendo. È però un po' debole dal punto di vista che se viene fatto oggetto di un incantesimo ci crepa. Di una magia o abilità. No, che non ti attacco. Altrimenti blocca con quello e mi ci muore subito.
realtà forse non me l'avrebbe bloccato, eh. No, sì, me l'avrebbe bloccato. Altrimenti sarebbe diventato un 3-3. Questo però quando si trasforma in 5-4. Non mi conviene sacrificarlo, no, no, no. Avessi giocato il drago fantasma non mi avrebbe attaccato. Vabbè, lo gioco il turno dopo. Aia. Lampionario di Selhoff. Quando il lampionaio di Selhoff entra nel campo di battaglia, si controlla un altro zombie, puoi pescare una carta. Se lo fai, scarta una carta. Ok. 3-5? Oh, cribbio. No bueno. No bueno, non a volare, però il 3-5 è un tancone assurdo. E ha un discreto attacco anche. Ok, quello mi ha fatto scartare, ma non ho trovato quello che mi serviva. Giocherei il drago fantasma a questo punto. Almeno posso tutelarmi un po' in difesa e non attacco. Anche se in realtà potrei attaccare con questo, effettivamente. Perché lui è a volare, ma gli altri non hanno volare. Sì, ci sta, così gli faccio 3 danni, almeno lo porto 19, sì, 19, 17, ti piacerebbe? 17. Gli porta sfortuna, quindi vuol dire che morirò. Non lo so, ma sta partita me la sento un po' più mia della scorsa. Ah, cosa mi fa tornare in mano questo, vero? Sì. Ah, già, Cribbio è una magia. Me l'ha ucciso. Quel drago, il problema è che è troppo debole. Adesso mi fa una valangata di danni. Salto il blocco, sì, salto il blocco. Anche perché quello non posso bloccarlo e l'altro sarebbe un morire a caso. Cribbio, adesso arrivo a 10. Sì, va a finire che ci muoio subito qua. Se non trovo qualcosa di utile in fretta, sono fregato. Complice dell'Evoca Ghoul. 2-2. Non si è trasformato. Ma mia no, mi ha scartato questo! Il servitore illusorio che ci aveva portato la vittoria lo scorso giro. Ah, mi dice di dormire? Ci può stare, perché questo cosa mi è venuto? Pesca 3 carte, stappa fino a 2 terre. Poi scarta una carta. Boh. Sì, questo ci può stare, perché così almeno mi potenzierei questo. E in più il prossimo turno non mi attacca. Sì, buona idea, dai. E andare ad attaccare con tutti e due, perché tanto lui non mi può attaccare il prossimo giro. E questo tra l'altro diventa un 3-3. Ottima idea. Questo ancora non si è trasformato, purtroppo. Yeah. Oddio. Oddio, fortuna che ho la claustrofobia. Prova anche a minacciare. Ah, ok, è un blu nero. Sì, ok. E c'è un altro ricercatore aberrante. Allora, innanzitutto userei il claustrofobia su quello, per forza. Mi è indispensabile. E poi, allora, solo il vento cos'è? Fai tornare una creatura bersaglio in mano alla sua proprietà. Non mi serve un Kaiser, no. Continua. Questo potrebbe risolvere un po' la situazione. Attacca. No, io salterei l'attacco, effettivamente. Perché sennò adesso lui stappa tutta sta roba e mi fa un botto di danni. Cioè, con tutti insieme forse potrebbe uccidermi. 6 e. No, mi resterebbe un punto vita. Ma. Forse è meglio evitare.
Bella comunque questa partita, mi piace di più della scorsa. La scorsa è troppo tensione inutile, cioè nel senso che non, nessuno faceva niente. Un altro complice evoca Ghoul. No bueno, io ho poche creature davvero. Oh, un servitore illusorio. Non ho mana sto giro. Lo scorso episodio avevamo 600.000 terre. Non so se... Perché mi dice di giocare solo il vento? Cosa dovrei fargli tornare in mano, scusatemi? Non lo sto capendo. Forse il 3-5 in modo da poter attaccare con tutti e due? No, non lo so. Io più che altro giocherei il ricercatore aberrante o il servitore illusorio. Questo costa 3 e questo costa 4. Una creatura bersaglio in mano al suo proprietario. Oppure vuole far tornare in mano questo, così attacco con il 5-4 e gli faccio 5 danni. Proviamo, dai. Gli faccio tornare questo in mano. Gioco il servitore illusorio, che ha volare. E attacco con questo. Ho provato a interpretare quello che mi suggeriva. È una tattica che non avrei seguito, forse. Cioè, nel senso, non avrei immaginato. Però può essere effettivamente interessante. Allora, lui mi attacca con tutto. Il che mi porterebbe a morte certa, vero? No, 4 e 4, 8. Allora, io posso uccidergliene uno, no? Posso uccidergli uno di questi? Beh, allora io ucciderei questo di sicuro, e poi uno di quelli. O blocco questi danni. No, preferisco bloccare un danno in meno e ucciderne uno in più. Vediamo, 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 vediamo. Allora, lui mi fa 5 danni, che sono un discreto numero, ma perde 2 creature, che è una buona cosa. Aia. Ah, vabbè, no, ha rigiocato quello che gli avevo fatto tornare in mano io prima. Glielo posso far tornare di nuovo in mano? E allora ho chiuso. E allora ho chiuso. Ma a parte che ho chiuso lo stesso, perché se attaccassi con tutto lui me ne può bloccare solo uno. Prima mi dice studiare le pagine. Pesca 3 carte, stappa fino a 2 terre e poi... Ma perché? Lui ha una carta solo in mano. Spero che non sia qualcosa di grave. Per evenienza mi tengo quello. Che non si sa mai. No, è andata! Ma non ho capito perché mi suggeriva quell'altra. Che case? Perché dovevo pescare delle carte? Boh. Beh, GG ragazzi. GG, è andata bene alla fine. È stata molto più dinamica e rapida della scorsa. Vediamo cosa succede. I ghoul cercano di ghermire Jace, ma questo non gli fornisce informazioni sull'edificio di pietra che si staglia di fronte a lui. Ma
Un frenetico sbattere di ali attira il suo sguardo verso l'alto. Sono angeli, comparivano nelle annotazioni del diario. Così Jace continua a seguire il loro volo e gli indizi fino alla città di Traben. Qui sarebbe questo non fornisce loro, perché sono più... Oddio, cosa è successo? Si sono mossi? L'avete visto anche voi? Si muovono ancora? Oddio, il terrore! No, forse sono fermi adesso. Beh, comunque, io per questo episodio concluderei qui, sono passati quasi 16 minuti. Vi invito a lasciare un mi piace, a lasciare un commento e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Buona giornata a tutti. Ciao!